Adesso passiamo invece a Giorgio Riva, cioè a un mondo che è il mondo dell'editoria scolastica professionale. Giorgio Riva è direttore editoriale di RCS Education e è anche una persona che si occupa del mondo digitale da molto tempo ed è il presidente della commissione editoria scolastica digitale dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori. Quindi parla non tanto per il suo ruolo in RCS quanto appunto anche un po' come rappresentante di una riflessione che viene portata avanti dagli editori che sono riuniti nell'AIE. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio il Ministro, la Scuola Normale per avermi invitato a questo convegno. Io, che peraltro il professor Roncaglio ha detto direttore editoriale, ma in realtà non sono il direttore generale di RCS Education e quindi non farò alcune citazioni come i miei predecessori in latino alto perché sono meno preparato su questi temi, però cercherò invece di oggettivizzare un ragionamento legato soprattutto ai libri di testo di cui si è parlato molto. Se possiamo andare sulla tavola successiva, io vorrei iniziare ricordando alcuni dati che emergono da ricerche note sul mercato. Se guardiamo le classifiche internazionali che lo studio PISA ci mette a disposizione, lo studio PISA è conosciuto da tutti, e guardiamo i risultati in termini di apprendimento, vediamo come non tanto stiamo focalizzati sull'Italia, ma se guardiamo i vertici di queste classifiche, troviamo ad esempio sempre praticamente in tutte le varie categorie, questa classifica rappresenta la capacità di lettura a 15 anni, troviamo le nazioni del nord Europa, in particolare la Finlandia, che come credo quasi tutti qui in questa sala sanno viene citata molto spesso ad esempio come un'azione particolarmente avanzata, e quindi ne vediamo dei risultati in termini di apprendimento particolarmente positivi. Se in parallelo guardiamo lo studio OXE che proprio il MIUR ha diffuso a marzo scorso relativamente alla situazione della dotazione delle tecnologie nelle scuole in Europa, di nuovo anche qui purtroppo l'Italia in questo caso è davvero un po' al fondo della classifica, ma ritroviamo nuovamente le nazioni del nord Europa e in particolare di nuovo la Finlandia ai vertici della classifica. Che cosa ci dicono queste due slide quindi? Che la Finlandia come paesi con analoghe caratteristiche ottengono ottimi risultati dal punto di vista dell'apprendimento in un ambiente particolarmente avanzato dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista della tecnologia. Ora, la Finlandia o altre nazioni che presentano caratteristiche simili hanno abbandonato il libro di testo? No, non hanno abbandonato il libro di testo, come si evince anche dal rapporto Euridice del 2012 che è stato emanato dal MIUR tramite l'Indire, cioè questi paesi continuano a utilizzare il libro di testo come elemento cardine dell'insegnamento. Vi ho voluto ricordare questi dati perché i dati spesso aiutano a oggettivizzare o a supportare delle opinioni. Ora, il libro di testo è, devo dire, non è rilevante stampato o digitale, è rilevante se nel caso deve essere digitale che sia effettivamente un libro interattivo e che quindi metta a disposizione tutta una serie di funzionalità al corredo, altrimenti diventa solo una digital replica sicuramente meno utile. Dicevo, il libro di testo è un insieme di contenuti ordinati del sapere, quindi è una garanzia di sistematizzazione del sapere e della copertura curricolare anche. Ricordava il Ministro nel suo intervento che l'essere italiani è costruito anche su una base di conoscenza comune, evidentemente, omogenea, e questo credo che condividiamo tutti, rimanga un punto molto, molto importante. Noi, devo dire, tutti gli editori, come editori professionali, vediamo il libro di testo come un centro di gravità, intorno al quale vengono poi resi disponibili molti prodotti e servizi integrativi, soprattutto grazie alla tecnologia che sicuramente rende molto più realizzabile, molto più efficace questo sistema a disposizione. Quello che faceva vedere Salvatore Giuliano prima, perché a volte c'è un po' di confusione tra ciò che è contenuto e ciò che sono invece funzionalità a corredo nell'utilizzo dei contenuti, ciò che faceva vedere di fatto è proprio quello su cui tutti gli editori sostanzialmente italiani
Hanno già lavorato e stanno continuamente lavorando per rendere disponibile in digitale i contenuti con tutto il corredo di queste funzionalità, possibilità di annotare, possibilità di condividere, ambienti di apprendimento collaborativo, ambienti di test, materiali multimediali a supporto. Tutto questo è parte di vere e proprie opere multimediali. Attorno al centro di gravità che è rappresentato proprio dal libro. Se non ci fosse libro inteso, appunto, noi non siamo degli stampatori, siamo dei produttori di contenuti, dicevo, centro di gravità, se mancasse questo centro di gravità probabilmente mancherebbe un punto di riferimento validato e diffuso su base nazionale a cui ancorare l'apprendimento. I docenti già oggi, ma anche in passato, hanno sempre integrato ed estrapolato contenuti, quindi è un lavoro che hanno fatto anche in passato, come diceva anche Noa Carpignano, lo hanno fatto magari con altre modalità, oggi sono, grazie alla tecnologia, lo possono fare in modo estremamente più efficace. Di fatto noi editori consideriamo il digitale una straordinaria opportunità e di questo dobbiamo dare atto anche al Ministro che con il decreto attuativo scorso nella parte di specifica delle diverse tipologie di libro ha finalmente, direi, specificato molto bene in modo chiaro come quali sono le tipologie da prendere a riferimento. Questo sicuramente ci consente di lavorare meglio. Dicevo, gli editori sperimentano nuove idee per imparare e nuove idee per insegnare, quindi è un impegno rivolto a produrre contenuti ma anche a garantire la fruibilità sui diversi device. Attenzione che i contenuti che vengono resi disponibili, chiunque li renda disponibili al mondo della scuola, devono essere fruibili sulle diverse piattaforme, sulle diverse tipologie, devono essere fruibili anche dai portatori delle diverse disabilità, come è stato detto anche prima, non è un elemento secondario e quindi questi temi non possono essere banalizzati. Ora, quindi mi avvio poi a concludere, abbiamo visto come anche altre nazioni che spesso vengono più considerate più avanzate mantengono un ruolo centrale di questo prodotto di organizzazione strutturata. Questo ruolo è basato anche su alcune parole chiave, quindi le cito e le vediamo anche qui: la copertura curriculare, la rispondenza alle indicazioni nazionali, l'accessibilità ai portatori di disabilità e la fruibilità sulle diverse piattaforme. Aggiungerei anche l'aggiornamento costante e altri temi che qui vedete. E un altro elemento è la validazione. Il vice direttore della Normale nel suo intervento all'inizio parlava di qualità. Beh, dell'ultima parte poi concludo. Credo che il tema della validazione, cioè della garanzia di qualità dei contenuti utilizzati, sia un punto importante per la scuola moderna. I prodotti degli editori sono di fatto oggetto di un processo di valorizzazione insito nel sistema stesso in cui gli editori operano. Noa diceva prima nel suo intervento che i prodotti nascono da un lavoro autorale e di redazione in cui ci sono veri e propri team di professionisti anche per la parte iconografica. Sono strutture professionali che lavorano all'opera, veri professionisti. Tutto questo, anche grazie alle nuove tecnologie, consente di produrre, di realizzare dei prodotti di cui l'efficacia comunicativa è sicuramente maggiore rispetto al passato. Questi prodotti editoriali poi vengono resi disponibili in modo trasparente al confronto competitivo tra gli editori. Anche questa è una garanzia di qualità, evidentemente. E in ultimo, questi prodotti vengono poi messi sottoposti alla valutazione dei docenti, che sono poi il perno principale nella scelta, i selezionatori finali di quale deve essere il prodotto. Questo è un sistema di fatto quindi virtuoso, trasparente, chiaro, che è a sua volta garanzia di qualità del prodotto. Altri percorsi, evidentemente, di produzione dei contenuti non sono necessariamente da escludere, ma credo dovrebbero garantire di poter essere sottoposti ad analoghi processi valutativi di scelta e di selezione, così come sono i prodotti editoriali professionali. Concludo, e mi consentirete una piccola parentesi, ma me l'ha fatta venire in mente il Ministro quando ha parlato dell'orgoglio nazionale della scuola.
Io sono stato per 8 anni, da un po' più di un anno sono a capo di RCS Education, mi è stato chiesto di seguire la parte scolastica, ma per quasi 8 anni sono stato a capo di tutto lo sviluppo digitale del gruppo RCS e dei quotidiani del Corriere della Sera in primis, quindi credo vi possiate immaginare anche qual è il mio orientamento al digitale. E quando mi è stato chiesto di passare a capo di RCS Education ho fatto un po' questo passaggio mentale. Per 8 anni mi sono occupato su media digitali della diffusione della conoscenza, dell'informazione, quella che viene fatta dai quotidiani anche sul digitale. E mi è stato chiesto di passare a un altro ambito in cui è altrettanto centrale, cioè è un processo, si partecipa ad un processo di diffusione della conoscenza ai ragazzi in questo caso, quindi al futuro della nazione. E quindi ho fatto questa trasposizione, un po' orgoglioso di partecipare anche a questo secondo processo di formazione e informazione. Ecco, vi devo dire, ho trovato da parte di tutti gli editori che operano in Italia una grande passione, un grande orgoglio che è orientata essere partecipi della formazione e della messa a disposizione del sapere, non tanto del stampare un libro o di occuparsi strettamente di tecnologie, ma di un processo molto più nobile. Grazie. Grazie anche a Giorgio Riva. Come vedete ci siamo mossi verso un'altra delle posizioni dello spettro che avevamo individuato prima, cioè l'idea per cui servano delle risorse di riferimento forti e autorevoli senza che questo escluda poi anche l'uso di altre tipologie più granulari e di materiali diversi elaborati in rete.